siamo qui con Claudia Pietralunga. Da quanto tempo ti dedichi al mondo dell'arte, al mondo artistico? Allora, diciamo che io sono nata praticamente col disegno, cioè io piccolina andavo a scuola, quindi già disegnavo, e questa cosa l'ho avuto un po' sospesa per qualche anno. Poi ho iniziato a pitturare nel 2001, partecipando a un'accademia qui a Piombino di Gianfranco Tonnali per un breve periodo, e poi per un periodo ho sospeso quello, mi sono dedicata al modellismo. Questa è arte di riciclo. Sì, arte di riciclo. È praticamente una camera. E sì. Che oggetti hai utilizzato per fare? Dunque, io ho utilizzato questo, i mobili. Sì. Ovviamente sono tutti di polistirolo, isolante per le pareti addirittura. Ho capito. Isolante per le pareti. Infatti ci ho fatto la scatola. Sì, ho fatto la scatola e anche i mobili sono fatti di questo materiale. E poi l'ho dipinto, ovviamente l'ho modellato con la limetta per le unghie. E poi l'ho colorato con l'acrilico. Gli ho dato proprio l'effetto antico. Okay. Diciamo. E tipo componenti come la valigia? Allora, questa è fatta di cartone rivestita con stoffa che ho riciclato. Per te cos'è l'arte? Cosa rappresenta per te? Diciamo uno sfogo, una necessità? No, per me l'arte è un modo di esprimere attraverso il disegno, cioè la libertà, nel senso che te comunque su una tela puoi raccontarmi quello che voglio, cioè mettere dettagli che non esistono, qualsiasi cosa che io ho dentro io la butto fuori lì. Faccio un esempio, ho un quadro che si chiama Vacanze a Roma. Okay. Allora, quel quadro praticamente raffigura il Colosseo, una donna che praticamente si vede da dietro, che guarda da questa ringhiera questo bellissimo Colosseo con un prato verde infinito. E quindi è una cosa, insomma, molto, molto sentita questa, perché il prato verde lì non c'è, però io ce l'ho visto e quindi l'ho voluto riportare in quella maniera. E spesso ho visto anche dalle tue foto, scuriosando un po' sul tuo profilo per vedere cosa dipingevi, le donne sono il soggetto predominante, sì. C'è sempre una donna raffigurata nel gioco. Una donna che comunque poi fondamentalmente rappresento sempre io in diverse tipologie. Infatti si chiama lo specchio dell'anima. Ho capito. E sì. Come mai lo specchio dell'anima? Rappresenta un po' l'anima di questa donna, si raffigura? Sì, lo specchio dell'anima, perché è un po'... Allora, te considera che in ogni opera comunque, se quando vedi una figura, 99 su 100 raffiguro sempre una parte di me. Ah. E quindi questa è in diverse fasi della vita. E quindi qui però magari mi sono vista come una donna elegante, in uno stile un po' degli anni proprio antichi. E infatti anche con questo specchio, proprio un stile molto retro. Cioè mi sono rivista proprio nei panni di questa donna, ecco, e l'ho chiamato proprio lo specchio dell'anima, quella, l'anima mia. Poi fra le varie foto è presente anche Sgarbi. Sì, in sì. Quale occasione l'hai incontrato? Insomma, com'è stato parlare con Sgarbi? Allora, l'anno scorso ho fatto la Biennale a Mantova Expo, fra l'altro ho portato una delle mie opere con questa donna bionda, sempre con oggetti da riciclo attaccati, e l'incontro con lui, ovviamente ansia, perché ho pensato mamma mia, ora vado lì e chissà cosa mi dirà. Invece comunque è un personaggio noto. Sì, però è stato un personaggio fantastico secondo me, perché è stato carino, ha fatto le foto con tutti, ci siamo messi lì. Sì, siamo messi tutti lì davanti alla nostra opera, ognuno senza che gli stasse addosso. Lui tranquillissimo ha fatto il suo. Qual è il modo per entrare nel mondo dell'arte? Questo magari è anche un consiglio poi per chi guarderà il video, che magari vuole entrare nel mondo artistico. Qual è il percorso da fare per, insomma, entrare in un catalogo, in una galleria d'arte?
Qual è il percorso che un artista deve fare? Contatti, tanti contatti, devi lavorare tanto, vuol dire che te devi impiegare tante giornate a dipingere, 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 e poi ovviamente devi essere fortunato a trovare i giusti contatti. Poi magari quando entri nel giro ovviamente trovi comunque chi... L'importante è trovare la galleria giusta, ecco. Io ho la mia che... Tra l'altro mi ci trovo benissimo, la collaboro con la mia dottoressa che si chiama Barbara Romeo, ho collaborato anche con Serena Carlino e l'editore che fa i cataloghi che è Sandro Serra di Falco, sono persone fantastiche io. E il mondo dell'arte è molto vasto, perché poi per esempio c'è un'opera che ha fatto un po' di scandalo, ha fatto parlare di sé, non so se l'hai vista, che è quel quadro con la banana attaccata. Secondo te quella si può definire arte, è genio oppure è banalità? No, a me non sono, cioè secondo me l'arte va presentata tanto con il disegno, cioè se no il disegno va a sparire. Io non condivido, non ho condiviso questa cosa, quindi, mi dispiace. Ci deve essere comunque una manualità, ci deve essere un tratto. Sì, un tratto. Ora, i quadri, l'astratto, ok, come ora in questo caso io ho usato il riciclo, però già dà un messaggio. Ma una banana attaccata lì secondo me non è arte. Non però rappresenta, per carità, io l'arte la vedo proprio attraverso il disegno. Disegno e insomma roba concreta. Parteciperai all'evento del mercatino del riciclo, per il primo mercatino verrà fatto via Piombino 14 e 15 marzo, sì. Se vedete preparata. E come mai nelle tue opere metti anche parte del riciclo, cioè parte di oggetti che magari ricicli? Perché è una cosa importante, cioè invece di, cioè bisogna comunque recuperare, cioè buttare via, poi insomma crea anche dei disagi. Ora insomma, ultimamente si sta vedendo questa cosa dell'inquinamento, quindi secondo me è importante riciclare l'oggetto che non serve più, ecco. E qui c'è altro riciclo. Qui c'è il tappino di plastica preso da un mini dentifricio di quelli proprio così, portatili. L'ho riciclato e ci ho fatto la lampada. Questo è un pezzettino di filo di plastica, di quelli lì che si legano ai prodotti quelli congelati, con la bustina quella del congelato. Sì, ho preso uno di quelli e ci ho fatto praticamente il cavo del telefono. Faccio un esempio, come dicevo prima del tappino, detto questo qui, cosa ci posso fare? L'ho riciclato, ci ho fatto una mini lampada, cioè, però comunque è importante il riciclo, comunque lo riciclo è importantissimo. A parità di bravura, ci sono due artisti che sono ugualmente bravi e disegnano entrambi bene. Cos'è che fa la differenza tra un artista e l'altro? Tra un artista che diventa famoso e un artista che magari è anche più bravo, però non riesce a dare spazio alle proprie opere. Qual è l'elemento che può differenziare un artista da quell'altro? Allora, tanta anche fortuna, nel senso. Allora, io vedo comunque tanti artisti che, tipo gli artisti di strada, anche su Facebook ne vediamo tanti, insomma, che pitturano per la strada e fanno delle cose meravigliose. E poi magari anche le possibilità, magari la possibilità anche di spostamento, di conoscere gente, magari secondo me quello è fondamentale. Diciamo, ecco, hai il tuo modo di fare arte, oppure prendi spunto da qualcuno, c'è qualcuno che ti piace, che segui come artista? Io per esempio, come hai visto, magari i miei disegni sono molto o stile fumetto, sì, o stile cartone animato, un po' punk, ecco. Diciamo che io so, fin da piccola ho sempre adorato il mondo di Disney, cioè io adoro i cartoni Disney, e quindi mi ritrovo proprio nel mondo del cartone animato, nella chiavesco. Mi piacciono molto nelle tue opere anche i vestiti che hanno, sì, le donne, no? Anche un po' retro, con questi, sì, cappelli un po' diciamo vintage, mm-hmm, e poi questi abiti da sera. Sì, molto eleganti. Il mondo della moda ti affascina? Sì. E potresti anche disegnare degli abiti? Cioè, lo vedi come una forma artistica oppure no? Rimani sul quadro, rimani sulla tela, rimani sul... Ma per quello rimango sempre sulla tela,
sì, però comunque ti piace raffigurare, sì, anche sì, i capi, l'abbigliamento. Sì, 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 mi piace anche, ecco, mi piace che queste donne abbiano un aspetto elegante, raffinato, questo mi piace. Ho visto che hai avuto anche dei premi, sì, delle qualifiche. Quali premi hai avuto? Dove è che hai esposto le tue opere? Allora, l'anno scorso ho esposto a Mantova, ho fatto a Mantova Art Expo, dopo la presenza di Vittorio Sgarbi, Filippo Daverio e Paolo Levi. È stata la prima, insomma, diciamo, il mio trampolino di lancio è stato. E poi c'è stato a Roma, al Palazzo Brancaccio, il premio internazionale Michelangelo. Quello è stato un bel evento. E poi c'è stato Budapest Art Expo, ho esposto una delle opere che ti ho fatto vedere prima. Poi a Palermo c'è stata sempre questa esposizione di Grandi dell'Arte. E ora ci sarà a maggio sempre quest'altra esposizione con Vittorio Sgarbi, Angelo Teschi, Edoardo Sims. E mi deve arrivare ancora il premio della critica, avrei anche quello con un'altra opera che ora non è qui. E poi chissà quali altre si faranno. Aspetta, a dicembre ho preso il premio Star dell'Arte.